Nel vasto universo di giochi Pokémon non possiamo non menzionare i tanti spin-off che hanno caratterizzato la vita del brand. Per differenziare spin-off e giochi principali, basta semplicemente che non abbiano un colore nel nome e avete fatto. Tranne Pokémon Mystery Dungeon, Squadra Rossa e Squadra Blu, che poi però nel remake hanno perso il colore, avvalorando quanto appena detto. Ma nella moltitudine di spin-off più o meno validi troviamo il Sacro Graal, quello che ad oggi vale più di tutti, in quanto termini monetari, non in quanto giocabilità, ma lo vedremo a breve. Ed è il Pokémon Mini. Correva l'anno 2001, il Game Boy Color stava finendo il suo ciclo vitale e il Game Boy Advance si apprestava ad iniziare il suo. E Nintendo furbescamente pensò: ma se io ci metto un'altra console nel mezzo ad un costo più contenuto, con altrettanti giochi ad un costo più contenuto, ma solo, attenzione, ecco l'idea pazza, a tema Pokémon. Eh sì, perché in quegli anni la Pokémon mania dilagava in tutto il mondo. Non esisteva un solo singolo posto del globo civilizzato che non sapesse cosa fosse Pokémon. Dovevi vivere sotto una roccia per non sapere cosa fosse il fenomeno Pokémon negli anni 2000. I don't feel good enough about this. I'm gonna walk away. Oh my gosh. Ma questo Pokémon Mini, che può giocare solo titoli Pokémon esclusivamente realizzati per quella console, com'è andato sul mercato? Avrà fatto furore. È Pokémon? Nel 2001 poi? Eh no, andò piuttosto male a dire il vero. Tant'è che i fortunati possessori che hanno Pokémon Mini oggi lo vendono a prezzi stratosferici. Questo è dovuto grazie alla bolla Pokémon che negli ultimi 10 anni, specialmente, è diventata sempre più enorme. Ma sarà argomento magari per un altro video. E questo Pokémon Mini era indirizzato ovviamente ai bambini dell'epoca. La box art del gioco tutto sommato è carina se hai 10 anni e ti piacciono i colori sgargianti. Vantava infatti ben 3 colori e 3 Pokémon serigrafati sulla box art. Smoochum, Chikorita e Vooper. 3 a caso, ne hanno presi e hanno messi lì sopra. E ovviamente la console vantava il colore nel quale la sceglievi. Ma solo dietro. Tipo, se prendevi Smoochum era viola ma solo dietro, se prendevi Vooper era azzurra ma solo dietro. E Chikorita uguale, forse costava troppo dipingere anche il davanti, non ne ho idea. Parlando però dell'aspetto tecnico, veniamo al succo del discorso: questa console cosa era in grado di fare? Come detto all'inizio, giocare solo titoli prestabiliti per quella console ed era più o meno avanzata tecnologicamente per l'epoca. Parlando ovviamente di un prezzo contenuto di 40 euro. Una follia all'epoca, 40 euro per una console che possedeva sensore di prossimità, mai sentito prima degli smartphone, sinceramente. Aveva infrarossi fino a 6 giocatori nel raggio di 1 metro, che all'epoca era tanta roba. Orologio in tempo reale, che non è che fosse chissà cosa, ma in una console, ripeto, a 40 euro era tanta roba. Effetto Rumble. Buono. E udite, udite. Con una sola mini stilo si garantivano ben 60 ore di gioco. O così dice Wikipedia, io ce l'ho ma non ho testato mai 60 ore di gioco. Ho provato il gioco che aveva già dentro quando l'ho comprata e boh, carino, ma nulla di che, finisce lì. Anche perché lo schermo non è a colori, no, è in bianco e nero, monocromatico. Ci sono queste linee nere che al tempo sì, erano tanta roba, ma oggi fanno sinceramente pena. Sono usciti davvero molti titoli per questa console, alcuni relegati al solo Giappone. E tanto per fare un esempio, uscì anche un altro gioco, ma inserito all'interno di Pokémon Channel, che è un altro gioco per Nintendo GameCube. Io devo capire perché sono fissati i giapponesi con lo spezzare un gioco e metterlo in un'altra parte, pur di farti comprare e avere la collezione completa. Ma se io compro Pokémon Channel, lo compro per prendere Jirachi? Non è che lo compro perché c'è il minigioco di Snorlax per Pokémon Mini, che magari neanche i giapponesi lo conoscevano Pokémon Mini, per quanto ha venduto poco. Tra l'altro, è stato oggetto di reverse engineering, ovvero ingegneria reversa, questo Pokémon Mini, e guardate queste immagini. Ci hanno fatto girare roba che non era possibile su questa console, e quello che sono riusciti a fare con il progetto Chisel è incredibile. Anche addirittura una parvenza di 3D si può avere.
E sono stati eccezionali. Vi lascio il video completo in descrizione se volete andarvelo a vedere. Sono 6 minuti di showcase. Ma attenzione, se volete andarvi a guardare il video, abbassate l'audio perché vi spacca i timpani. Non sto scherzando. Se però volete a tutti i costi provare Pokémon Mini senza spendere neanche un centesimo, potete farlo cliccando il link in descrizione. Vi porterà ad una pagina che ha diversi emulatori per i Pokémon Mini e tutti i giochi usciti per questa console. Inoltre ci sono anche degli homebrew niente male. Tirando le somme quindi, Pokémon Mini poteva osare di più sul mercato occidentale? Poteva. L'ha fatto? No. E perché? Perché era relegata ai soli titoli Pokémon. Voglio dire, perché creare una console solo per giocare a Pokémon quando Nintendo hai un mercato portatile vasto, enorme da esplorare? In più, a prezzi contenuti. Il flop di questa console non è dovuto al fatto che giocasse solo Pokémon, anche a quello, ma anche al fatto che fu commercializzata male. Pochissime scorte e neanche pubblicità troppo aggressiva come invece fa oggi. Però se volete recuperarla per la vostra collezione personale, nulla di male, anzi vi invito a farlo, ma fatelo con cognizione perché non si sa se la bolla Pokémon esplode. Ma se esplode, i prezzi calano drasticamente di qualsiasi oggetto relativo al brand Pokémon e quindi da 500 euro ad oggi, sigillata, potrebbe scendere di un bel po'. Ma io l'ho acquistata a 80 euro neanche 2 anni fa. È incredibile che in 2 anni sigillata sia salita così tanto. Questo perché ovviamente è la richiesta e l'offerta. Se tu richiedi un oggetto e ce n'è poco, è normale che il prezzo sale. Mentre se invece ce n'è tanto, il prezzo scende. Vi faccio un esempio, sono stati trovati dei fondi di magazzino per la carta per stampante per il Game Boy e sta a prezzi insulsi oggi. Magari fra 2 anni le scorte saranno limitate e starà a prezzi stellari. Funziona così purtroppo nel marketing, anche se in realtà non è solo Pokémon ma è tutti i prodotti Nintendo che aumentano di prezzo in maniera incredibile. Quindi, se proprio volete recuperarla, il mio consiglio è magari prima di andare a buttarvi su eBay a spendere un patrimonio, se proprio la volete, certo, fatevi un giro per i mercatini dell'usato. Non sia mai che esca fuori un Pokémon Mini. Ad ogni modo il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e necessari per seguirmi dove vi pare e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!